Buonasera, buonasera a tutti dal vostro Enrico Capaci. Un applauso al Movimento 5 Stelle. Bravi. Bravi, eh? Questa è l'Italia migliore, eh? È questo il movimento che tutti volevamo, è questo il cambiamento, è questa la speranza. Sono questi gli italiani migliori, i principi, i valori. È questo, eh? È questo ciò che ci mancava. Finalmente fuori dal pensiero unico della pseudocultura di Mediaset, delle tette dei culi, di Striscia la Notizia, del drive-in. Ora sì che si sente un'aria nuova. Ammazza che aria. Ma io rimpiango il drive-in. Ma viva la mentalità del drive-in, viva le tette e i culi, viva il gabibbo a confronto di quello che mi tocca sentire in queste ultime ore. Poi sento dire da qualcuno quei porci dei grillini, quei porci del Movimento 5 Stelle. Ma perché? Io mi indigno, basta, non accetto le offese. La critica è sacrosanta, discutere è sacrosanto, ma non accetto le offese. Non è giusto offendere in questo modo i maiali. Rispetto, rispetto, io esigo rispetto per i porci, per le scrofe. Perché qui, avete mai visto un maialino? Avete visto anche un porco adulto? Ma sono così simpatici, così teneri, nel loro fanghetto a rotolarsi. Ma sono fantastici i maiali. Perché associare i maiali ai grillini? Non offendete i maiali. È inaccettabile. E basta anche associare i grillini al termine fascisti, comunisti, associare Grillo quindi a Mussolini, a Hitler o a Stalin, perché Mussolini, Hitler o Stalin, nella loro follia, nei loro tragici errori di cui hanno pagato milioni di persone, per cui hanno pagato milioni di persone, nella loro follia, erano tre uomini intelligenti, ma non si può dire che certo che Hitler fosse uno stupido, che Mussolini fosse un ebete, che Stalin fosse un cretino. Ora, con tutto il rispetto che si deve ad ogni essere umano, non si può paragonare l'intelligenza di Beppe Grillo all'intelligenza di un Mussolini, di uno Stalin e di un Hitler. Ma lo dico non per appoggiare quelle tre ideologie. Sono tre ideologie che si sono manifestate in tre dittature e io contesto qualsiasi dittatura. Ma erano tre uomini con un cervello. È innegabile questo. Soltanto chi è idiota pensa che Hitler fosse uno stupido. E Grillo, francamente, è un comico da strapazzo che una volta, come posso dire, una volta terminata la carriera di comico, ha deciso di, che cosa? Sparare altre quattro cazzate, che fanno più ridere delle battute che faceva quando la comicità era la sua unica professione. Ma questa è l'Italia, ma questa è l'Italia migliore. Insulti. Alla Boldrini. Ti stupriamo, poi se godo la stupro io. Ma questo è uno schifo, questo è putridume, questa è indecenza, non è attaccarsi alle parole, perché in certi casi gli atteggiamenti, le parole non sono forma, sono sostanza, perché sento continuamente dire, vabbè, ma tu ti soffermi sulla parola, questa è sostanza, questa è sostanza, questa è sostanza, perché poi la sostanza da analizzare quale sarebbe? Ancora questa storia che il Movimento 5 Stelle sta facendo cose. L'impeachment, la loro ridicola proposta elettorale. Il Movimento 5 Stelle è ridicolo. Enrico, tu non ti puoi fossilizzare sui 5, 6, 10, i 20.000 fanatici. Non sono tutti così. Certo, non sono tutti degli ebeti così che insultano, che non hanno idea di nulla. Sono d'accordo. Ma se ciò avviene, se queste persone grugniscono, come ha detto Dell'Imello in un suo recente video, se queste persone hanno spazio, risalto, perché l'atmosfera portata dal Movimento 5 Stelle è quella. L'atmosfera è quella, ed è un'atmosfera di degrado, è un'atmosfera di indecente degrado. E io quindi invito a ritornare al drive-in, alle tette, ai culi, a Ciao Darwin. Ma in una puntata di Ciao Darwin si sente qualcosa di più intelligente, di più illuminante rispetto a qualsiasi comizio di Grillo o di qualsiasi grillino. Ma perché? Ma perché tanto degrado? Personaggi, mi riferisco ai parlamentari, ma anche a chi vota il Movimento 5 Stelle, che sono anche personaggi che sono anche, come posso dire, pecore anche negli insulti, tutti con le stesse parole in bocca e nano malefico, testa asfaltata, ma non avete neanche l'intelligenza di partorire dei vostri insulti, delle vostre, come posso dire, espressioni.
omologati anche nelle frasi da dire. Siete tutti fatti con lo stampino. Giorgio Gaber tempo fa fece un album intitolato Polli d'allevamento, ma qui è sempre peggio. Se oggi Giorgio Gaber fosse vivo, sarebbe il primo a scagliarsi contro l'indecenza del Movimento 5 Stelle, perché qualsiasi persona con cervello si scaglia contro quello che sta causando il Movimento 5 Stelle. Io contestavo già da tempo la mentalità per cui il male assoluto era Berlusconi. Io già contestavo questo. Ma oggi come oggi bisogna andare oltre quei discorsi, il berlusconismo, i danni che ha fatto, perché oggi come oggi nessuno può non essere d'accordo con me su una cosa. L'atmosfera, l'aria, il marciume, il degrado, lo squallore che sta provando il Movimento 5 Stelle e molti dei suoi militanti, ma sono senza ombra di dubbio un qualcosa di meno auspicabile di qualsiasi berlusconismo, e non dico rispetto ai 20 anni di Berlusconi, ma anche se Berlusconi durasse 40 anni, ma torniamo al cosiddetto Berlusconi, torniamo, ovviamente non è mai finito, ma non c'era questo delirio così indecente, spacciato addirittura per qualcosa di illuminante, perché questo putridume, questo lercio che risale gli animi, è persino descritto come cambiamento, come finalmente una boccata d'ossigeno, la merda scambiata come boccata di ossigeno. Bravi, eh?